Ciao ragazzi, allora benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare 4 giorni. Sto filmando, aspetta. Ciao, saluta, Lenuzzo, saluta. Stiamo andando a fare 4 giorni in Provenza. Itinerario del giorno. Adesso tutta autostrada, tutta l'autostrada che porta in Liguria, Sanremo, Ventimiglia e così. Andiamo a Saint-Paul-de-Vence, che è un bel paesino vicino, mi sembra appena sopra Nizza, mi pare. Paese degli artisti, tutto di pietra, eccetera, poi lo vedrete. Breve passaggio anche a Grasse, la città dei profumi, cioè l'Accademia Profumiera, il Museo dei Profumi e poi un casino di lavanda e cose così in giro, c'ero già andato anni fa, molto bello, e poi bomba, Route Napoleon che ci porta fino alla destinazione del giorno, dove abbiamo preso un appartamentino per 3 notti, ovvero Castellane, da cui poi nei prossimi giorni faremo tutti gli itinerari per vedere le gole del Verdon e di tutta quella zona, che vedrete però in video successivi. Speriamo in un meteo clemente, dai, che forse dovrebbe piovere domani o domenica, non lo so. Poi bomba, tra l'altro, i prossimi video ve lo dirò, Colle della Bonetta. Oh, e finalmente dopo 3 ore di viaggio siamo arrivati al confine francese. Praticamente abbiamo beccato un casino di coda, una coda da 15, una da 8, 2 da 7 e una da 5. Totale quanto fa? 15, 8, 7, 30, 7, 37, 5, 42, insomma. Altri 2 chilometrazzi di coda, ragazzi, per il casello qua subito in Francia, che loro ne hanno 500 di caselli, e qui purtroppo non si riesce neanche a passare perché le corsie sono piuttosto strette. Il cappone sta letteralmente bollendo. Vai, va, paga. Appoggiaglielo, vaffanculo. Un altro, che palle, ragazzi, ma ho pagato 3 volte per fare 15 km. Quant'è? 40 centesimi. Tra le piante comincia a sbucare Saint-Paul-de-Vence, che tra l'altro c'ho Google Maps che mi sta italianizzando tutti i nomi di questi paesi qua e me lo chiama San Paolo di Venza, mentre Grasse c'è scritto Grassa, questa zona, tanti fiori, tante piante. Che bella sta siete. Finalmente siamo arrivati a Saint-Paul-de-Vence, che è il paese degli artisti, quindi ci sono sculture un po' dappertutto e botteghe di artisti, pittori. Guarda, ci sono i soli a terra. Stanno i soli a terra. Sono fiori. Fiori, vabbè, quello che è. Molto bello. La speranza. Sì, questo l'ho già visto. Guarda quanto è avvento. Sì. Questo c'ha tutte le cose dei Simpson, cosa c'è in fondo? C'è Linus. Ah, sì. Tipo Freddy Mercury. Questo vicoletto mi ispira. Bello quello, che bello. Col fil di ferro sottilissimo, devi ripetere di busta fatta. Per il vlog, questo è altro. Comunque è tutto super fiorito, è bello. E qui in fondo al paese, che è molto corto, il paese è molto corto, Ele, e qui in fondo c'è il cimitero degli artisti. E che ti dico, le palle. E qua il cimitero. Ma io ho fame. Ma come? Davanti. Due, che botte! Hai visto? Ma quanto è alto? 50 anni. Hai anche pestato una croppa? No, non l'ho pestata, c'era già. Ecco perché c'era puzza. Amore, stai attento, per favore. Oh, devono mettere un parastronzi. Anche perché. Comunque, quello è il cimitero e c'è sepolto Chagall, l'ho appena letto. Lo conosci? Sì, eravamo così. Io ero Gall e lui Chagall. Non l'ho capita. Non devi capirla. Oh, che te mangi? La quiche con gli spinaci. E se poi te ne penti? E se poi te ne penti? Perché dovrei? Sì, in effetti ne ho prese 2 anch'io. Hai visto che bello qua?
Giretto St. Paul de Vence finito, molto carino paese, pieno di fuochi, belli questi paesi comunque, belli curati, fa un caldo della madonna, 38 la motosegna, no vabbè adesso scendono perché segna così perché era ferma. Ultima vista di San Paolo di Venza da lontano. Qui sotto c'è il fiume, mannaggia, con tutti questi alberi non si vede. Comunque ragazzi è limpidissimo. Ma qualcuno mi sa dire perché ci sono le strisce tratteggiate anche ai margini della strada? Bella. Questo rimorchio che salta da Dio quando li prende, c'è dentro un secchio che quando li prende, adesso no, c'è un secchio che sta ballando ogni dosso che piglia. Poi è pieno di dossi ragazzi, pienissimo. Giovani, questo è Grass, che mi sembra di essere in un paesino o una cittadina della Liguria. Bello qua, ma che roba. Allora, questo è il museo della profumeria e noi gli piazziamo qua, che belli questi ombrelli, sono anche qua, e noi gli piazziamo la moto lì, bella. Madonna che fatica sto parcheggio con questo buco qua, con sto fossatino. Oh, accompagnati da questo soffitto di ombrelli rosa. Eccolo qua, l'alambicco. Buono. Siamo nella serra. Spacciuli. Che caldo. Vetiver, quello delle pubblicità. Quella dei sandali lì. Cardamomo. Oh, si possono usare, eh? Oh, che buono questo. Sandalo. Da dove viene l'odore? Là. Stai usando anche tu? Che hai usato? Chiodo di garofalo? No, guarda, perciò no. Bergamasco? Sono i profumi, c'è anche... Sì, l'ho visto. Da dove viene l'odore? Sì, ho visto che c'è il bidone dell'umido. Il mio preferito. Oh, questo è buono, eh? Vabbè, se siete dei beoni come me sapete che è Sambuca l'incestellato. Mi sa che si può scegliere qua. Sì. Andiamo, rientriamo. Ehi là! Hai visto, Ele? Questo è il kit da viaggio di Maria Antonietta. Uno spazzolino e un cotton fioc. Come te. Oh. Queste sono le cose che piacciono a Douglas Mortimer. Ah, ma che belli. Tutti i distillatori. Lo usiamo un po'? Buono. Ma quanti profumi ci sono qua? Oppio, funghi, marijuana, cocaina, tabacco, caffè, aria. Come fai? Nausea cocaina? Ciumbio, questo di marijuana? Oh, è uguale, eh? Uguale, eh? Ma io non so, ma così mi hanno detto. Sì, sì. Che bella mucca. Ho trovato un'opera d'arte che mi rappresenta. Sei pronta? Ce n'è uno pesante, eh? Una sala di mozziconi. Oh, e credo si possa... Oddio. Madonna, che puzza! Terribile. Ma non sono mozziconi. Sono i filtri. No, le pareti sono... Sembra sughero. Ma no, ce li ha cacciati dentro tutti così. Sono 750.000... fondi di sigaretta. Guarda come spicca in mezzo a tutti questi motorini il cappone. Eccoci qua nella piazzetta di Grasse. Allora Lenuzza, ci prendiamo qualcosa qua? Sì, qua, caffè Le Monde. Le Monde? Ok. Ci lasciamo Grasse alle spalle, siamo appena partiti, abbiamo fatto 500 metri da dove avevamo lasciato la moto. Quindi al Museo dei Profumi si è divertita Elena, adesso ci divertiamo noi. Sale raga, si sale! Questo è il primo paesino che si incontra, molto carino, bello bello. C'è anche un monumento dedicato alla fauna locale. Vai che iniziamo a divertirci. Oh, qui tanta roba, eh. C'è la strada che percorre tutto il lato della montagna, c'è uno là che sta facendo l'ultraleggero, come si chiama, il paracadute, quello con l'elica dietro al motore.
tutta la vallata qui dietro. Allora, ho appena scoperto che quello che abbiamo appena svalicato, la strada che stavamo vedendo prima, è, che stiamo facendo ancora adesso, è il Col della Faie, 980 metri, 984. È tutta così, ragazzi, asfalto perfetto, con giusto qualche leggerissima increspatura, e tutte curve da fare in quarta, quinta marcia. Alto limite di velocità è 80. Mamma mia, che bello sto pezzo. Chissà cosa si nasconde dietro a questo sperone di roccia. Ancora strada. E ancora roccia. Sembra di essere in Sardegna, in Corsica, con queste rocce calcaree e tutta questa vegetazione. Adesso si va su di là. Adesso ci costeggiamo questa parte di montagna, quindi noi ci siamo costeggiati quella lì, adesso ci costeggiamo questa qua. Allora, ci ha raggiunto dietro, cosa c'è? Una Goldwing, un Cissone, aveva un altro gruppo di motociclisti, poi magari si fermano anche loro a Castellano, chi lo sa? Sì. Questo è un altro colle, il colle della Val Ferrière, 1170 metri. Qui la collina è tutta a scaloni. Bello, dai, un paesaggio un po' diverso dal solito. La Clue. Comunque, ragazzi, che patti andare a giro quest'ora. 6 di sera, giovedì 2 giugno, non c'è nessuno. Altopiano pradoso. Questa seconda metà non manca tanto, manca 17 km a Casteldan. Il paesaggio è diventato un po' più compatto, più brullo, anche la strada ha delle curve un pochino più strette. Comunque sempre bellissimo. Che viaggiare. Questo pezzo, ragazzi, è tutto così. È favoloso, saranno 2 km che sto guidando tutto così, destra, sinistra, destra, sinistra. Terzo colle, che è il Col du Loing, 1054. Ragazzi, poi se non siete iscritti al canale, vi piacciono questi contenuti, le prove moto, eccetera, vi invito a farlo, la campanellina, picchezze mazzi. E per chi avesse Instagram, mi trovo anche lì, all'account moto.trader. Poco fa ho preso un bombo proprio al centro della Lisiera, ci vedo proprio male. Eccoci qua, Castellan, che tra l'altro c'è scritto gemellato con Pescasseroli, che non mi ricordo dov'è. È Marche? Oh! Devi chiudere a chiave? Sì. Sicuro? Eh sì, spingi la porta. Spingi! Cazzo, ho preso l'appartamento qua perché c'era qui vicino il supermercato che c'ha la mia torta preferita. È chiuso per lavori. È pieno di gruppi motociclistici di italiani. Pieno, pieno, ragazzi, pieno. Anche noi, sì, che facciamo un gruppo a sé. Quindi cominciamo questa mini vacanza in Francia mangiando asiatico, no? Quello è il tuo porco allo zenzero. E questo è il pollo indonesiana. A viceversa? Vabbè, stesso. Com'è andata la cena? Bene, un po' leggera. Mica, ci hanno inculato. Oh, ragazzi, pieno di moto la sera qua a Castellan. Pieno, pieno. Questa è la faccia di chi ha appena detto che la cena l'ha soddisfatta e poi va a prendersi un kebab. Eh? Ti vedo, ti senti. Lo so. Ele, cosa vuoi da bere? È vero che vuoi un caffè? Con Utopia? Allora, cena fatta. Panino
in aggiunta perché la cena faceva cacare ed era troppo. E allora abbiamo detto: no, basta, fermiamoci qua. Preso, Elena è già letto. Siamo tornati nella bettola. Qua, guardate, abbiamo preso proprio un appartamento. Dillo, dillo. L'ho già detto. No. Ho detto. Ecco, non ti stavo guardando. Abbiamo buttato roba dappertutto. Qua ci stanno anche i nostri valigioni laterali, che tra l'altro ho comprato da dicembre del 2019 e non ho mai usato. Domani faremo le gole del Verdon, ma le metteremo in un altro video. Ciao, è diventato troppo lungo. Sei cotta? Grazie a tutti per aver visto il video. Ciao!